Il suo partito fa buon viso al cattivo gioco, gli alleati di governo cominciano a dubitare di lui e la piazza si unisce all'opposizione nel chiedere le sue dimissioni. Il presunto ricorso a fondi pubblici per finanziare e far pubblicare sondaggi manipolati rischia di far saltare la poltrona del cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Dal presidente Van der Bellen sfileranno in giornata tutte le forze politiche, colloqui per sondare la governabilità del paese che arrivano all'indomani di una riunione d'emergenza del suo partito popolare. In uno scarno comunicato la linea ufficializzata in serata: siamo con lui, senza Kurz lasciamo il governo. E se non stupisce che l'opposizione socialdemocratica alzi la voce e parli ormai di manifesta impossibilità a governare di Kurz, ad allarmare il cancelliere è il fatto che a rimettere in discussione la sua capacità a governare siano ora anche gli alleati verdi che tengono in piedi l'esecutivo. Di rischio e instabilità parla lo stesso Kurz, che invita alla calma le forze politiche e invoca la presunzione di innocenza come pietra angolare della Costituzione.